sala di pranzo, qui c'è la nostra acqua, qui quella di Gabriele, qui c'è il sughetto che sono andata a preparare con la panna e i piselli. E per la serie, mai una gioia, si è rotto un altro fornello, quello lì. Infatti c'è solamente la padella appoggiata, ma devo usare questi due, quello piccolino e quello grande grande. E praticamente adesso poi mi farò portare su da Maurizio la cucina nuova che abbiamo di sotto e dobbiamo sbaraccare tutta questa lì, mi è caduto un po' di tutta questa cosa, tutta questa roba qui. Anche lì bisogna levarlo in modo che qua mettiamo i fornelli e poi la lavastoviglie la giriamo lì così. Comunque, quando sarà, penso domenica, perché cioè ormai Maurizio lavora tutti i giorni dalle 5 del mattino alle 8 di sera. Come faccio a chiedergli di portarmi su la cucina? E poi qua è da tagliare, perciò vediamo se troviamo, se il mio vicino dovrebbe avere il seghetto. E niente, comunque adesso vado a buttare giù la pasta. Per noi farò questi strozzapreti. Sono indecisa se buttare anche l'orecchietto oppure no. E invece per Gabriele adesso scegliamo la pasta. Gabriele condirà, no, non è questo, il pentolino. Comunque con il sugo. Guardate, sono arrivate Giada e Sabrina. Guardate Giada cosa ha fatto oggi a religione. Spiegaci un po' che cos'è. È la ruota delle emozioni, di come mi sento. Tipo se oggi mi sento impaurita, oggi mi sento arrabbiata, oggi mi sento felice, oggi mi sento annoiato, oggi mi sento... È un po' difficile Piano, da girare. piano. Sei Oggi... incastrata lì sotto la faccia di bambino. Oggi mi sento Tu triste. come ti senti oggi? Oggi mi sento... Oggi si sente felice. Come mai ti senti felice? Perché è bello andare a scuola e fare il Va pomeriggio. bene, dimmi un po', cosa hai mangiato oggi a pranzo? Abbiamo mangiato la pasta all'olio con gli spinaci e i filetti Di pesce. Ma tutto dentro la pasta? No, hanno un piatto diviso, c'è la prima parte con la pasta all'olio, poi ci sono i bastoncini di pollo e ci sono gli spinacetti. Ah, ok, va bene. Ma perché Benissimo. sopra la mia carta i E tu bollini? oggi come ti senti invece, Sabrina? Mi sento... Aiuto. Annoiata? Sì. Adesso ti faccio disannoiare io, non ti preoccupare. Facendo i compiti. Esattamente, studiando. Cosa fai tu? Hai finito di scrivere? No, mi sento Io questo qui lo devo cancellare, te lo vedo. no, No, ho no. fatto questo perché cosa almeno è più L'asterisco interessante. è... Ah! Dimmi, no, dimmelo. Perché tu sei amica di Minas? Come tutti i giorni è arrivata l'ora della cena. Questa sera mangiamo pasta al ragù per tutti senza glutine. E il ragù l'ha fatto Giorgia oggi, quindi sono sicura che sarà buonissimo. E niente, quindi adesso noi ci mettiamo a mangiare. Stasera non credo che filmerò più niente e siccome ho filmato poco ci aggiorniamo poi domani mattina. Ciao! Non me le hanno date le maschere. Ciao ragazzi. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Allora, oggi è martedì 10 novembre. Ho portato Gabriele dal pediatra che mi ha detto praticamente di tenerlo a casa fino a giovedì. Di fargli ancora l'aerosol, ma di mettergli dentro anche il broncovaleas e poi mi ha dato il Benteran però da 1 mg invece che da 0,5 e che poi venerdì lo posso mandare a scuola. Quindi ho già avvisato anche la maestra che è la referente dell'istituto della scuola.
E niente, quindi così almeno questi giorni si riprende, fa i compiti, studia quello che deve studiare, anche perché ha perso tantissime cose stando a casa così tanto tempo, e quindi bisogna che le recupera, cioè deve fare poi le verifiche, dovrà fare tutto. A Giorgia le hanno dato da fare 2 ricerche, quindi adesso vediamo, oggi pomeriggio sarà un pomeriggio compiti sicuramente, con tutti quanti qua, quindi mi ammazzo. Comunque adesso mi stiamo mettendo a preparare un pochettino il pranzo, farò una pasta con crema, piselli e prosciutto, praticamente ci va il prosciutto in cubetti, piselli, e poi la crema viene fatta dal formaggio spalmabile. E quindi niente, una cosa così semplice. Oltretutto dobbiamo mangiare tutti la pasta senza glutine, perché come vi dicevo, quell'altro fornello proprio non funziona, non c'è verso che si accenda, e quindi posso mettere su una pentola alla volta. Al massimo, infatti volevo preparare il sughettino prima, così poi lo metto da parte e riesco a mettere su 2 pentole, almeno noi mangiamo la nostra pasta e Gabriele mangia la sua. Adesso vedo un attimo. E poi devo piegare dei panni che sono usciti dall'asciugatrice. Ne ho già messa di pronta un'altra e ho già anche preparato una lavatrice col piumone dei cani, perché lo devo lavare, ogni tanto lo devo lavare. E niente, Gabriele adesso sta un attimino con Pia mentre io faccio queste faccende, così poi quando Manuel ha finito, devo andare a prendere le bambine, quando Manuel ha finito mangiamo finalmente. Il mio è di là.
Ma ora hai fatto un nuovo sistema di attaccamento. Vabbè, da questi sono. L'ho attaccato qua perché c'è l'aereo solo adesso. Figliuola! Gabriele! Sì, ho detto che arrivo! No, adesso! Oddio, non è una seconda più come era un prete. Allora, intanto che aspetto che il minestrone sia comunque cotto, che la verdura sia cotta. Ah, perché non ve l'ho detto. Ma ne parlavo con Sara, mi sembrava di averlo detto a voi. Per cena stasera ho preparato un minestrone con tutte le verdure che ho trovato un po' nel frigo, le ho buttate dentro e via. E tanto che cuoce, io piego questi panni e poi ho già caricato un'altra asciugatrice che sta andando e una lavatrice che invece è lì pronta solamente per partire. Quindi adesso mi do una mossa così poi preparo il tavolo per la cena. Dai, dammi una mano, dammi una mano a te. Dai. Brava! Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!